Ciao ragazzi, sono Pingu e sì, non me l'aspettavo neanch'io. Arnautovic è dell'Inter. What? Non so quando uscirà questo video perché il colpo è stato fatto mentre ero in vacanza, quindi vedo quando è uscito, probabilmente ha già giocato l'Inter 2-3 partite, non lo so. Di sicuro vedrete questo video quando avrà già fatto l'assist alla prima giornata, quindi grande Arnautovic. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, se non l'ho fatto vengo a cercare ovviamente picchio nel telecomando. E ripeto, non mi sarei mai aspettato questo acquisto perché non ho capito. Vabbè, Arnautovic torna all'Inter dopo ben 13 anni, si presenta con un assist alla prima giornata di campionato, non so della seconda come se avrà giocato titolare, se avrà fatto comunque assist o qualcosa, e andiamo a reagire a qualche sue skill e dopo darò un voto qualità-prezzo e anche per quello che può dare all'Inter, come in ogni video. Iniziamo perché sennò dura 6 ore il video e nessuno si iscrive. Iscriviti perché sennò Arnautovic ti segna contro la tua squadra del cuore. Occhio, perché questo qua è pazzo e potrebbe farlo veramente. Magari con un gol in rovesciata all'ultimo secondo. Non ti conviene. Andiamo. Ok, eccoci qua. Ovviamente con la maglia del Bologna, ovviamente gli highlights li guardiamo, come è normale che sia. Allora, Arnautovic ci è sempre piaciuto come giocatore, perché è quello che si sacrifica, vuole fare tanto. Povero, ha avuto mille infortuni, sicuramente come l'altro anno, gli ultimi anni ha avuto tanta sfiga. Però è un giocatore che tecnicamente è fenomenale, come lo ricordo agli europei quando ha giocato contro di noi e ci aveva fatto quel gol di testa di mortacci sua, grazie a Dio che era fuori gioco. E non è niente in confronto a quello che era quella volta nel 2010 con l'Inter quando ha vinto il triplete. Non è che magari adesso arriva Arnautovic e l'Inter fa il triplete. Occhio, perché io mi potrei sentire male, ve lo dico da tifoso dell'Inter. Ma tornando seri, ovvio che probabilmente il titolare sarà Thuram. Però un Arnautovic magari in qualche partita un po' più complicato, magari gli ultimi minuti, occhio, perché secondo me potrebbe fare veramente ma veramente bene. Io lo spero per lui perché, mazzolo, qua stava per fare intanto un Eurogol, perché come giocatore a me, ripeto, è sempre piaciuto, è molto cattivo, ci crede sempre, ha esperienza perché ha giocato in tutto in Serie A, ha giocato in Inghilterra, ha giocato ovviamente, era l'attaccante della nazionale austriaca, adesso non ricordo più se gioca ancora, ma penso di sì, ho un voto completo. E quindi non è che è un ragazzino di 10 anni, dico, per modo di dire, che deve appena arrivare a ambientarsi. Non lo so, potrebbe essere addirittura che potrebbe rubare il posto a Thuram, visto che appunto c'ha più esperienza in Serie A e Thuram, almeno la prima giornata, ha fatto benissimo, perché spalle alla porta ha fatto benissimo. Bisogna fare un po' di più, magari con la seconda giornata cominciare a fare un assist, magari un gol, potrà anche tirare in porta, perché non ha ancora tirato in porta Thuram, quindi non lo so, potrebbe anche fregargli il posto Arnautovic, non lo so. Io lo spero che possa fare bene e che possa portare a casa 10 gol in tutta la stagione, sarebbero fondamentali, però non lo so, vedremo. Tanto qua sta bello, però ripeto, grande Arnautovic, ripeto, già la prima giornata che si presenta con un assist fondamentale per Lautaro è già decisivo, perché fa già capire che lui c'è e non sarà uno che si farà, tra virgolette, mettere i piedi in testa dagli altri attaccanti. Vedremo. Mi scrivete voi nei commenti, secondo voi, se Arnautovic potrebbe essere decisivo, intanto qua ha fatto un gol pazzesco, se potrebbe essere decisivo in questo campionato, anche se non ti fate Inter, ma soprattutto anche se ti fate Inter, se è un acquisto per rimpiazzare Dzeko, perché in realtà lui è per rimpiazzare Dzeko e Thuram per Lukaku. Ovvio che mi paragoni Thuram e Arnautovic a Dzeko e Lautaro. Dzeko e Lukaku, dico. No? Ovvio che preferisco più Dzeko e Lukaku. Però, non si sa mai. L'Inter è abbastanza strana. Siamo arrivati in finale di Champions League con Gagliardini e Correa, quindi non mi stupirei. Qua ha fatto un assist bellissimo, l'abbiamo visto, che passaggio. Ok, scusatemi, ci sarà stato un mini taglio perché c'era la pubblicità. Non lo so. Ripeto, Arnautovic è uno che, se non ha infortuni e ha una squadra che lo sostiene, per tutto rispetto al Bologna, non è una squadra su cui lui potrebbe fare da solo tutto. Invece con una squadra come l'Inter, secondo me, anche può fare un po' da solo, ma c'è un sostegno di altri 10 pazzeschi. Soprattutto uno come Barella, che può mettere degli assist pazzeschi, per tutto rispetto agli Orsolini, che gli voglio un bene dell'anima, tante volte ci ha puniti a noi. Però c'ha altri interpreti con cui giocare. Non lo so. Io spero che possa fare bene, ripeto, perché mi piace. Ho dato fiducia a Correa, quindi non ho problemi a darla anche a Arnautovic, no? Correa mi ha deluso, i mortacci sua.
Magari con qualche Macumba, che bel gol qua in inserimento. Magari con qualche Macumba funziona anche per Arnautovic, chi lo sa. Lo scopriremo. Non perdetevi le reaction durante l'anno perché saranno fenomenali. Guarda che apertura. Sì, è una cosa che Arnautovic sa giocare destra e sinistro, che... Oh, anche se lui è mancino di piede, naturale, però... Tira belle botte, anche col destro! Fa numeri, robe strane. Non lo so, ripeto. Cavolo che visione. Che bel passaggio che era. Magari in qualche partita proprio quelle rognose, come poteva essere appunto il Monza, magari quella col Cagliari, non lo so. O comunque con qualche squadra di media-bassa classifica, sono quelle con l'Inter che ha avuto l'altro anno molta difficoltà, basta vedere appunto il Monza che ci ha pareggiato e perso. Tanto è finito il video. Potrebbe essere forse l'uomo giusto per deciderlo o comunque per ribaltare le sorti. Non lo so. Fatemelo sapere voi nei commenti. Allora, voto qualità-prezzo, 10 milioni per uno che ha 34 anni... 7,5, non posso dargli di più perché comunque 10 milioni per uno che ha 34 anni sono tanti. Per quello che può dare l'Inter, se non si rompe, soprattutto con uno come Inzaghi, io un 8/9 lo do tranquillamente perché secondo me Arnautovic sotto la guida di uno come Simone Inzaghi può tranquillamente tornare quello di una volta. Spero da tifoso dell'Inter, spero che possa fare bene. E ditemelo voi nei commenti perché sono curioso di sapere appunto il vostro parere, visto che mi state sempre rispondendo sotto tutti i video, anche se siete di un'altra squadra o comunque pareri contrastanti, ci sta perché ognuno ha il proprio parere. Vi ricordo, prima di lanciarvi, di lasciare un like, un commento, iscrivetevi, attivate la campanella, se non lo fate e appunto vi piccano il telecomando. Seguitemi qua su Instagram, qua su YouTube, se volete su TikTok, e non posso dirvi altro che non so quando, non so come, non so perché, ma l'importante è dire ao, iscriviti perché sennò Arnautovic ti segna contro e non è un buon segno. No, Pingualè, ciao e voglio la finale di Champions decisa da Arnautovic. Se succede penso che mi venite a ritrovare in un ospedale come minimo. Ciao.